Andiamo al segno del toro, un bellissimo avvio di settimana, devo dire, con una splendida luna che vi mette di buon umore, certo in contrasto con Nettuno e con Venere. Diciamo che è una luna che può distrarvi, presi come siete da alcuni pensieri che riguardano l'amore, una nuova conoscenza che potreste aver fatto negli ultimi giorni o addirittura nell'ultimo weekend. Questo può portare qualche rallentamento sul lavoro, ma avrete però la capacità di recuperare immediatamente quando qualcuno vi farà notare che la vostra testa forse è un po' troppo tra le nuvole. Andiamo al segno del